Bentornati su Spotlight Educational. Certo, è molto comodo poter gestire 350 proiettori, poter registrare un'infinità di memorie, ma poi nel momento in cui andiamo in scena, come facciamo a visualizzare tutti questi dati che abbiamo registrato? Navigare tra le schermate di selezione è rapido e veloce. Si può naturalmente scorrere con le frecce, ma è possibile avere più o meno proiettori all'interno della stessa schermata e scorrere così più rapidamente. Oppure è possibile, attraverso la visione aerea, saltare direttamente alla pagina che si vuole. Un analogo sistema di navigazione è quello delle memorie, dove è possibile andare manualmente 20 fader alla volta a selezionare quelli voluti o andare direttamente alla pagina che ci interessa.